Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, dovete sapere che io oggi ho avuto la brillante idea di mettermi a sistemare la mia makeup collection, ok? E ho voluto fare anche un mega decluttering. Io ho avuto questa brillante idea e poi sono rimasta chiusa qui per quasi 5 ore a rimettere tutto a posto. Però sono molto soddisfatta perché dal casino terribile che c'era della mia montagna di trucchi, adesso finalmente è tutto bene, in ordine, riesco a vedere tutto quanto, capire tutto quanto, ma soprattutto dovete vedere che tipo di decluttering ho fatto, perché ho svuotato praticamente la mia makeup collection. Io penso di aver dato via tipo, non lo so, 3000 prodotti, un numero asso. Cioè, se avete visto la mia ultima makeup collection decluttering, ok, quello non era niente, ok? Io adesso vi lascio a questo video, preparatevi, non so quanto sarà lungo, ma presumo parecchio, e aspetto i vostri commenti, ok? Vi lascio. Bacio. Bene, vediamo innanzitutto, allora la postazione così sembra tutto a posto. In realtà appena apro i cassetti il casino più totale riemerge. E quindi vediamo un attimino quello con cui avremo a che fare. Allora, questo teoricamente era il cassetto, perché urlo? Non lo so. Questo teoricamente era il cassetto dei fondotinta. In questo momento penso sia ancora è dei correttori, solo che tipo non ho più spazio per niente e infatti tutto va incastrato a mo' di Tetris, altrimenti non si chiude. E poi altri fondotinta sono finiti nel cassetto che era dedicato alle terre. Quindi sì, questo è quasi decente, molto quasi, direi. Potrebbe quasi andare. E poi, oh, c'è un ospite. Ciao, Good to Denver. Ciao. Ciao, paladino mio. Poi, qui ci sono altri fondotinta perché appunto non ci stavano più nel primo cassetto, devo fare qualcosa. E questo era il cassetto dei blush, suppongo, che è veramente disastrato. Ah, altri fondotinta tra l'altro, anche qua. Questo è quasi decente. Questo è il cassetto, uno dei cassetti degli ombretti e pigmenti. Poi altri ombretti. Questo quasi decente. Qui ci sono mascara colorati, eyeliner colorati. E qui devo aggiungere qualcosina perché tutti gli altri sono strapieni. Questo è praticamente vuoto. Poi qui ci sono glitter, salviettine disinfettanti per piegaciglia, glitter e primer. Questo è un casino di rossetto. Una volta era in ordine, però adesso non è più. Vabbè, questo mi sembra abbastanza ovvio. E poi qua sotto ci sono altri gloss. E questo mi sembra anche abbastanza decente. Però ho bisogno di fare un bel decluttering. Poi, questa è la mia specchiera. Anche questa sembra tutta bella in ordine. Poi apri qua e ti viene un mezzo infarto. Anche qui, questo dovrebbe teoricamente essere il cassetto dei prodotti che uso quotidianamente. Invece adesso è diventato un po' la discarica, perché quello che non ci sta negli altri cassetti, probabilmente lo lancio qua. Quindi anche qua devo fare una bella pulizia. E poi qui ci sono invece un sacco di prodotti che io devo ancora aprire e sono ancora nelle scatole. Anche qui dovrei fare un po' di ordine, nel senso che almeno vorrei catalogare per, cioè tipo in un cassetto metterci tutte le creme, in un altro cassetto metterci gli struccanti, in un altro cassetto i solari, eccetera eccetera, perché è davvero tutto molto terribilmente a random. Poi da quest'altra parte qui dovevano esserci highlighter e, no, sì, highlighter e ciprie e primer. E questo è quasi decente, ma anche qua blush e illuminanti finiti qua. Qui non so perché, ah sì, la cipria su non ci stava, quindi anche qui bisogna riordinare un po', anche se quello era abbastanza decente. Questo è abbastanza un casino, non si chiude più, e ci sono mascara, prodotti sopracciglia e poi anche qualche ombretto. E qui ci sono matite e eyeliner, non si chiude praticamente. Qui ci sono palette piccole e palette grandi. Questo è veramente è terribile, non riesco mai a chiuderlo e non posso mai raggiungere quelle che stanno sotto. Beh, anche questo direi che è un po' un casino. Questi sono, sono gloss e rossetti liquidi, mamma mia. E qui invece ci sono prodotti per capelli. Questo è l'unico che non riordinerò perché, insomma, riesco a raggiungere più o meno tutto quanto. Allora, direi di iniziare svuotando tutto quanto. Mamma mia, io non so quando finirò. Svuotando tutto quanto e poi
cercando di dare un senso a tutto ciò. Vedo un attimino come sistemare. Ok, ho nemmeno svuotato 3 cassetti. Sto anche pulendo nel frattempo perché qui è successo un disastro. E questo è il contenuto dei 3 cassetti. Voglio dire, sembrava molto meno roba quando stava nei cassetti, ma messo qua è davvero tanta. Comunque, adesso intanto continuo a mettere tutti i fondotinta qua, primer, terre, illuminanti, correttori, palette viso, quindi tipo terre, blush correttori, e qui invece solo blush. Gatto Denver si è stufato, mi ha abbandonato e sta gridando dall'altra parte. Sto continuando a svuotare tutto quanto e si è aggiunta la pila delle ciprie, la pila degli illuminanti e poi qui ci sono, allora, prodotti per sopracciglia, mascara, anche questi in realtà sono mascara per sopracciglia e ombretti, però non ho svuotato praticamente nulla, cioè allora, questo sono ancora sopracciglia, perché ho pensato che sia meglio svuotare tutto quanto e poi reinserire tutto quanto dopo aver fatto un decluttering. Ok, continuiamo. Qui ci sono un sacco di matite e eyeliner. Ho svuotato tutto. Questa è la situation. Allora abbiamo gloss e rossetti liquidi. Rossetti. Altri gloss che ho lasciato nel cassetto perché è l'unico cassetto decente. Fondotinta. Terre. Primer. Correttori, blush, illuminanti, palette viso, ciprie, oh mio Dio, eyeliner, mascara, c'erano altri mascara da qualche parte, non so più dove sono finiti, eccoli qua, e prodotti per sopracciglia, ciglia finte, eyeliner in glitter, palettine piccole, altri eyeliner e altri glitter, un sacco di ombretti mono e poi qui ci sono invece le palette un pochino più grandi e credo di aver svuotato proprio tutto. Mi sto rendendo conto che dopo 2 ore mi sto rendendo conto che invece il cassetto dei prodotti ancora scatolati lo metteremo a posto un'altra volta perché non mi sembra il caso di stare qui 6 giorni a riordinare tutto. Comunque adesso direi che è arrivato, ah no, in realtà devo ancora svuotare questo cassetto. Ok, let's go. Ok, svuotato il cassetto del trucco che uso quotidianamente e ho cercato di pulirlo al meglio, però insomma non è stato tanto fattibile. Comunque, aggiunta altra cosa a questa montagna di roba incredibile e adesso direi che è il momento di cominciare a riordinare e a rimettere tutto nei cassetti. Ma prima, non dimentichiamoci, devo fare un bel decluttering, e cioè togliere tutta la roba vecchia e che comunque non uso più e che magari è il caso di dare a qualcun altro. Inizierei con i fondotinta, perché no? Allora, fondotinta, questo posso sicuramente darlo via, di Diego Dalla Palma, è vecchio e l'ho stra usato. Altro fondotinta che darei via è questo di Make Up For Ever, però non sono sicura perché a volte uso fondotinta in stick nei miei video, volendo ho questo però, quindi boh, questi due teniamoli, dai. Allora, altro fondotinta che devo assolutamente dare via, questo proprio devo buttarlo perché è stra scaduto, cioè questo me l'ha regalato Givenchy penso nel 2012, quindi insomma no comment. Allora, poi che cosa abbiamo? Allora, abbiamo il Prime and Fine di Catrice, può sempre tornare utile, un buon fondotinta low cost. Infallible di L'Oreal. Allora, questo sicuramente posso darlo via. Shiseido è anche questo stra scaduto, ragazzi. Ce l'avrò tipo da 6 anni. Altri fondotinta che devo assolutamente dare via sono questi di Avène Couvrance. C'era un periodo che ho usato un sacco questi fondotinta e mi piacevano molto, però adesso sono sinceramente un po' troppo coprenti per me, quindi questi li darò via. Altre cosine da dare via, allora io direi questi due di Deborah Milano perché anche questi sono dell'epoca della pietra. Questo non era male. Ah sì, oddio. Allora, questo penso che non esista nemmeno più, di Benefit, Hello Flawless. Non mi era piaciuto tanto questo fondotinta, mi ricordo. Questo di Dior lo usavo tipo prima di iniziare a fare video, lanciamo via.
poi, mamma mia, anche questo di Chanel. Questo l'avevo preso perché volevo avere un fondotinta Chanel. E prima di iniziare a fare video, volevo assolutamente avere un fondotinta Chanel perché mi sentivo molto figa. Però il colore era tremendamente sbagliato per me e Chanel non ha mai fatto colorazioni chiare a sufficienza. E questa infatti è tutta gialla. E tra l'altro si è anche ristretto tutto perché ovviamente è strascaduto. Quindi anche questo da lanciare via. Poi che cosa abbiamo qui? Ah no, questo, questo in mousse non so se l'ho mai provato perché era un po' troppo scuro di Dior, però non è, cioè è uscito qualche mese fa, quindi questo lo tengo. Anche questa posso tenerla. Questa in realtà è una BB cream. Qui ci sono le BB cream. Allora, anche qui devo fare una bella pulizia. Allora, questa sicuramente è scaduta. Questa sicuramente strascaduta. Questa l'avevo presa in Giappone e voglio tenerla come ricordo. E questo tappo non si sa da dove arrivi. E oh, questo in realtà è un illuminante, mettiamolo tra gli illuminanti. E queste due invece le tengo, questi li daremo via. Face and Body di MAC, che è quasi finito, lo darò via, ma lo metto da parte per il Back to MAC. E altre cosine. Questo mi piaceva molto di Clarin, potrei usarlo adesso perché sono abbronzata, è un colore che usavo l'anno scorso quando ero abbronzata. E questo matissime velvet, credo di averne anche uno ancora chiuso, però sono troppo chiari per me al momento, devo aspettare che arrivi l'inverno. E anche questo di Diego Dalla Palma è sicuramente scaduto, quindi tutti questi se ne vanno. E poi c'è, vabbè, Fenty Beauty di Rihanna nuovo, Marc Jacobs che mi piace tantissimo, ce l'ho in tre diverse tonalità, così riesco anche a combinare la tonalità adatta con le varie graduazioni di abbronzatura. I nuovi fondotinta Dior che inizialmente non mi erano piaciuti, adesso li uso ogni giorno, uso sempre solo questo, è della collezione Dior Backstage, non questo perché questo è chiaro, ma uso quelli che stanno là dietro, li potete vedere. E Makeup Forever Ultra HD Ni, questo sa che mi aveva fatto dei problemi alla pelle tempo fa, ma poi l'avevo riutilizzato e non mi aveva dato problemi, quindi va, teniamolo. Anche questo mi era piaciuto un sacco, di L'Oreal Infallible Sculpt, ci avevo lavorato con L'Oreal nel lancio di questo fondotinta, mi era piaciuto così tanto che ho consumato flaconi e flaconi interi, e questo lo tengo, anche se non so se magari è già scaduto oppure no, sì, 12 mesi, sì, forse è il caso di darlo via. Ok, e direi che qui ci siamo, questi sono i fondotinta che tengo, a parte il Makeup Forever Face and Body che non mi è piaciuto per niente, quindi anche questo via, quindi questi via e questo metto a posto nel cassetto. Alla fine ho deciso di darvi anche questo Makeup Forever e questo di Deborah perché questo è vecchissimo e questo non mi trovavo tanto bene, quindi meglio darlo a qualcuno che magari lo userà. E questo invece è il risultato del cassetto dei fondotinta, quindi stanno tutti in un unico cassetto, quindi questo è molto positivo. Là dietro, non potete vedere, ci sono le BB cream e qui ci sono fondotinta. Non so perché mi hanno spedito questo, che è così scuro, però lo tengo, non si sa mai cosa per servire. E qui ci sono appunto tutti i miei fondotinta, a parte quelli che ho lì, ne ho uno della Benefit, sì, credo che questo sia quanto, e poi quelli Dior che sto usando in questo momento. Mixo questi due per trovare il colore adatto a me adesso. Comunque direi che stiamo facendo progressi, cassetto fondotinta pronto. Poi nel secondo cassetto io andrei a mettere correttori e ciprie, vediamo se poi ci sarà ancora qualcosa anche se dubito, correttori e ciprie. Quindi facciamo il decluttering dei correttori e delle ciprie. Allora, correttori, vecchissimo, questo è anche praticamente finito, via. Poi correttori, palette, correttori Collistar, anche questa vecchissima, via. Correttore NYX giallo, questo per i brufoli non è male, lo tengo. Correttore Givenchy lo tengo. Born This Way Too Faced, anche questo stra usato. Questi invece sono un pochino troppo scuri, forse questo dovrei darlo via comunque. E questo è quasi finito e sicuramente scaduto, do via anche questo. Altro correttore che sicuramente non è più buono è questo di Diego Dalla Palma. Poi altro correttore, questo l'ho praticamente finito, il full cover di Makeup Forever.
Oh, questo in stick lo tengo, questo di Dermacol non mi era piaciuto e lo do via. E poi, bah, questi due li tengo di Too Faced. Sì, questi li tengo. Cipria L'Oreal True Match, anche questa vecchia, anche questa la darò via. Poi Too Faced Primed and Poreless, questa usata, strausata, sicuramente scaduta, la do via. Poi questa in glotte buona, queste di Essence, le ne ho tre, uguali identiche, quindi tengo una, due, le do via. Poi Cipria Diego delle Palme, se non sbaglio, oh, questa l'avevo usata tantissimo, anche questa la do via. Poi, allora, Polvere NYX, questa non l'ho provata, sottotono verde, questa la tengo. E tre Cipria Make Up Forever ancora chiuse, Cipria Kiko, questa è vecchiotta, forse è il caso che la dia via. Le robe scadute devo buttarle, non le do in beneficenza, le robe scadute quelle le butto. E direi che il resto, oddio, questa di MAC è vecchissima, mamma mia. No, vabbè, do via anche questa per il back to MAC, non posso tenerla, è strascaduta. E per il resto direi che ci siamo. Anche il secondo cassetto è a posto, ho messo qui tutti i correttori, tutti i liquidi, due in stick, qui tutte le cipre e qui invece ci sono le cosine che ho ancora nuove di correttori e cipre. Naturalmente là dietro paletti correttori e un paio di altre ciprie, quindi direi che per adesso sono molto soddisfatta, devo dire. Ok, adesso direi di continuare con blush e terre. E qui c'è un po', notare le mie ciabatte. qui c'è... Ok. Ah sì, queste sono le cipre... Ok, mi stavo dimenticando. Queste sono le cipre che darò via. Quindi andiamo a metterle nella montagna del decluttering per adesso. Iniziamo. Allora, blush Givenchy, ci sono affezionata, lo tengo. Non posso continuare così. Blush Givenchy, ci sono affezionata, lo tengo. Ok, allora, questo MAC è stravecchio. Avrà tipo 6 anni, se non di più, lo do via. Poi quest'altro, molto bel colore si dice, bellissimo colore, sto sclerando ragazzi, sono qui delle ore e non sto capendo più niente. Michael Todd mi piaceva molto, lo do via. Poi è passato un po' di tempo da quando mi piaceva, quindi è meglio darlo via. Poi blush NYX, allora, questo è tutto sbrilluccicoso e lo darò via. So perché la mia videocamera la vicino lo mette a fuoco. Questo lo tengo. Poi le perle Avon, sono tutte sbrilluccicose, sono molto belle ma non le uso mai, quindi le do via. Poi ho, allora, Mosaic Powder NYX, carino ma l'ho usato poco, però lo tengo. Questo MAC che è forse un po' più un illuminante che un blush, più o meno una via di mezzo, vabbè, questo lo tengo. Bourjois, passati secoli, devo darlo via. Poi Essence, vabbè, uno lo tengo, uno lo do via. Dermacol, lo do via. Wycon, anche questo l'avevo usato parecchio ma è arrivata l'ora di darlo via. Anche questi di Too Faced che mi ricordano tanto i Polly Pocket, non posso darli via, li tengo. Poi, allora, questo Physicians Formula, questo lo do via. Altro Collister che devo dare via perché è stravecchio. Altro Collister che devo dare via perché è stravecchio. Givenchy, mamma mia, anche questo sarà vecchissimo. Sì, mio Dio. Questo era tipo tra i primi prodotti che ho ricevuto di Givenchy. Me lo ricordo ancora. L'ho usato sia come terra che come ombretti. Ci sono affezionata ma devo darlo via, è vecchissimo. E basta, direi che ci siamo. Questo Diego della Palma, ma sì, do via anche questo, anche se no, questo lo tengo, un bellissimo colore e quando viaggio questi così sottili mi tornano sempre utili. Ok, direi che ci siamo. Allora, questi li tengo, questi li do via. Questo è finalmente il cassetto dei blush decente, ordinato, ci piace. E insomma, e comunque sono comunque troppi blush per una persona normale, però diciamo che almeno è molto meglio di prima, perché prima avevo due cassetti che strabordavano di blush, questo è molto molto meglio. Adesso iniziamo con il decluttering delle terre, ragazzi. Sono qui. Allora, questi li ho messi tra le terre perché in realtà non sapevo, perché ci sono sia, cioè sia la terra che poi un pezzetto di blush, quindi in realtà non ero sicura, però c'è più terra che blush, allora li metto tra le terre. E ne ho due. Uno voglio darlo via e darò via questo.
Voilà. Oh mio Dio, questa MAC. No, vabbè. Qualcuno si ricorda della collezione che era uscita con i prodotti ombre, cioè dal più scuro al più chiaro? Mamma mia, io me la ricordo. Non volevo questo blush, volevo l'altro che era tipo da un viola al rosa, ma era sold out ovunque. Non mi ancora mi ricordo. E però è vecchio. Quindi bye bye. Poi. Allora, questi di Too Faced li tengo assolutamente perché sono nuovi. Ho Lancome. Qui ne ho due. Sono praticamente idee. Ah no, una è un po' più chiara, una un po' più scura. Penso di poter dare tranquillamente via quella un po' più chiara. Voilà. Poi Nio Leari la tengo. Questa di Dior è molto rossa e l'ho usata molto, ma non è il colore per me. Quindi questo malincuore Dior lo darò via. Poi ho la... questa terra di Deborah è vecchissima. Anche questa la do via. Questa di Deborah invece mi piace, questa la tengo. Altra Dior che è comunque nuova, quindi questa non va da nessuna parte. Questa mi piace un sacco. E Givenchy, anche questa mi piace molto, anche se, se ricordo bene, è abbastanza luminosa. Sì, un po' luminosa, ma mi piace molto questa. Poi ho la Hoola Light, che è la versione un po' più light della Hoola. E questa di Givenchy mi piaceva un sacco. Forse è arrivato l'ora di darla via, ce l'ho da tanto. Alright, ecco il cassetto delle terre, molto più ordinato. Finalmente sono riuscita a liberarmi di quelle vecchie. Dovete calcolare che io purtroppo, cioè purtroppo, per fortuna, fortunatamente però, bisogna calcolare che io tipo tra 2 mesi sarò di nuovo sommersa così, quindi è per questo che sto cercando di lasciare qualche spazio vuoto, perché quello che mi arriverà almeno saprò dove metterlo. E poi in realtà ho 3 palette viso, che però qua non ci stanno, volevo farle stare in questo cassetto ma non ci stanno, quindi queste le metterò da parte tra le palette normali e poi vedremo che cosa fare, perché... in questo cassetto altro non ci sta, però sono molto contenta. Queste sono tutte terre, palettine con terre e terre singole, altre palettine, quindi benissimo. Direi che adesso è arrivato il momento di concentrarsi sugli illuminanti. Allora, illuminanti anche qui ne ho un pochino troppi. Allora, Dandelion lo tengo assolutamente perché lo adoro. Poi questo W7 Night Glow, questo lo do via. È vecchissimo. Poi in realtà anche questo vecchissimo di Jared Cosmetics, dove anche questo. Poi Farsali è quello gelatinoso, è quello tipo slime, questo lo tengo. Poi, oh mio Dio, la maschera, amavo questo illuminante, lo adoravo, ma è vecchio, quindi bye. E qui in realtà non vorrei far confusione, ok, via. Poi allora, questi sono di Urban Decay, sono molto molto belli. Sono molto molto belli, però questo che è un po' più scuro lo darò via perché ne ho davvero troppi. Hourglass, questo mi piace molto come illuminante, questo voglio tenerlo. Poi ho il Prismatic Rainbow di Essence, la Liquid Luminizer Strobing Pen di Essence, che sì, è un po' disastrata, direi che anche questa posso darla via, non riesco più a chiuderla. Ok, ciao. Poi, allora, questa assolutamente la tengo, la palette Sweet Peach Glow di Too Faced, è fantastica, profumo di pesca, mamma mia, è un profumo buonissimo. Poi, questo di Too Faced lo tengo assolutamente, questo di Marc Jacobs lo tengo assolutamente, questo di... questo di Diego Della Palma mi piace un sacco, no, questo lo tengo. Direi che possiamo metterli assieme a qualcos'altro nel cassetto, ma adesso vedo come sistemarli e vedo quanto spazio mi avanza. Anche i blush sono sistemati, questi sono tutti blush. Poi ho aggiunto gli illuminanti qui, questo è il nuovo Girl Meets Pearl. Illuminanti, qui invece ho messo le basi per il viso, i primer. Là dietro ho messo qualche lip balm perché avevo ancora un po' di spazio, questo lo lascio vuoto per i trucchi che arriveranno, e quindi anche con questo sono molto soddisfatta. Quella è la nostra pila di cluttering, quello è tutto quello che darò via, quindi penso di aver fatto un buon lavoro. Adesso potremmo continuare con allora, i prodotti per sopracciglia potremmo continuare. Allora, darò via questo Urban Decay che è parecchio vecchiotto.
darò via questa palette Claren, perché, ma no, questa in realtà mi piaceva molto, no, questa la tengo. Oh, darò via questa brow pencil di Benefit perché sono uscite quelle nuove. Queste mi piacciono un sacco della linea Benefit, non voglio darli via. Darò via quello di L'Oreal che non mi è piaciuto tantissimo. Darò via anche il micro tattoo, anche questo darò via. Questo è decisamente troppo scuro, quindi questi vanno tutti nella pila di cluttering. E poi accanto ai prodotti per sopracciglia direi di mettere anche i mascara. Qui ne ho purtroppo tanti che devo assolutamente dare via, perché, cioè buttare via, non dare via, buttare via, perché sono strascaduti. Allora, questi sicuramente, Bad Girl Bang purtroppo anche, questo anche, questo sicuramente sì, questo anche. Poi, allora, ah sì, questo era di H&M ma non mi era piaciuto tantissimo, mi sa. E questo è il Better Than Sex che ho già strausato, quello nuovo, quindi tengo quello nuovo. Oh, questo è abbastanza nuovo, questo devo dare via, questo devo dare via, questo devo dare via, no, questo no, questo è semi nuovo. Ah, queste sono le fibre che una volta andavano di moda, che si aggiungevano al mascara, no, adesso, ma terrò, in realtà forse è utile tenerle, magari mi possono tornare utili per qualche video, chissà. E direi che il resto è nuovo, quindi ci siamo. Ok, allora, in realtà queste due basi le metterei qui. Allora, qui ci sono due basi per il mascara, Dior e Givenchy, questa mi piace tantissimo, è pazzesca. Poi, qui ci sono tutti i mascara ancora nuovi, altri mascara nuovi, tutti i prodotti per sopracciglia sono qui e qui, e lì c'è ancora un po' di spazio, quindi andrei a prendere gli ombretti in crema, che non sono tantissimi. Allora, questo lo do via perché è vecchissimo, e anche questi due di Chanel sono vecchissimi, e questi invece di Make Up For Ever sono nuovi, e quindi vado a tenere questi, che sono più che in crema, sono quasi liquidi questi, quindi direi che ci possono stare molto bene là, ok? Così, e questo è il nostro, allora, 1, 2, 3, 4, sesto cassetto fatto, ragazzi. Fino ad ora direi che stiamo andando molto molto bene, sono molto orgogliosa della sistemazione. Ok, io in questo cassetto che è abbastanza profondo andrei a sistemare le palette ombretti, almeno alcune, non credo ci saranno tutte, però almeno alcune. Una cosa che invece andrei a buttare, mi dispiace molto ma sono stravecchie, hanno 10 anni se non di più e non li uso più da tanto, sono tutte le mie palette MAC, quindi tac, e qualcuno magari le utilizzerà, perché tenerle in un cassetto senza usarle mi sembra insensato. E quindi andiamo, oh, questi sono tutti gli ombretti in crema Make Up For Ever, io amo questa palette. Vado intanto a sistemare queste palette, almeno quelle che resterò a sistemare, riuscirò a sistemare là dentro, poi vediamo. Queste Too Faced, ci sono la chocolate bonbon, la sweet peach e la chocolate bar, queste le tengo assolutamente tutte. Poi, allora, la Naked Ultimate Basics la uso praticamente quotidianamente, quindi la metto da parte. Queste due sono anche palette che uso sempre e non posso, non so bene come sistemarle ancora, ma non vanno da nessuna parte. Questa Spicy Nudes Pupa è molto molto bella e mi è appena arrivata, quindi voglio tenerla. Ok, questo è il risultato. Penso che sia abbastanza decente, anche se non è facilissimo prelevarle da questo cassetto, però è anche vero che non le uso quotidianamente. Quotidianamente uso, cioè, la palette che uso quotidianamente la metto sempre in quel cassetto, poi switcho, quindi per adesso direi che può andare bene così, almeno riesco a chiuderla, perché prima il cassetto delle palette non riuscivo a chiuderlo, quindi almeno è decente. E qui invece io passerei ai rossetti. Avremo tanti cassetti di rossetti, non credo solo due, quindi intanto questi due, poi
useremo l'altro Alex. Tra l'altro, in tantissimi mi chiedete sempre, allora, questi sono gli Alex Ikea, penso si sappia. Questi invece sono sempre di Ikea, questi cosi in plastica, porta contenitori, sono sempre dell'Ikea, però della sezione cucina, e teoricamente sarebbero porta posate, ok? E questo invece l'ho comprato, questo lungo, l'ho comprato in un negozio qui a Trieste, non saprei dirvi dove trovarli, però questi sicuramente si trovano all'Ikea nella sezione cucina, se li fanno ancora, perché li ho presi un paio d'anni fa, però se li fanno ancora li trovate. Ok, adesso direi che è l'ora di iniziare il decluttering. Decluttering rossetti, e questo è forse il decluttering più terribile, perché, cioè, non so se rendo l'idea, non so se rendo l'idea. Tu sei scadutissimo proprio, hai cambiato anche colore, mamma mia, questo è tipo tossico, cioè questo è... no. Poi, allora, Givenchy, anche questo è sicuramente già scaduto, l'avevo usato tanto. Poi, allora, queste sono tutte matite in realtà, queste sono tutte matite. Labbra, allora, Deborah Milano, quello lo posso dare via, questo di Benefit mi piace, lo tengo, il mattifier lo tengo. Allora, questo NYX posso darlo via. Alcuni sono anche belli, ma sono le colorazioni a non andare tanto bene per me. Questo Deborah mi piace un sacco, questo non lo do via. Il Fluid Velvet, il Butter Gloss lo do via. Poi. Allora, Mello, questo mi piace perché ci sono capelli miei ovunque. Poi, allora, questi MAC sono quelli che uso di più quotidianamente, e Candlesexy andrà nel cassetto quotidiano. Poi Huda Beauty li tengo, allora questo Catrice l'ho stra usato e se ne va. Questo NYX troppo scuro per me, lo do via. Questi colori non mi stanno bene, se i Liquid Suede mi piacciono, però non mi stanno bene quei colori lì. Di questi ne ho due molto simili, quindi quello sigillato diamolo via. Poi, allora, questi viola sono molto carini, questa matita, anche questa la do via. Kylie Cosmetics, questi creano una patina sulle labbra che non è per niente bella, questo lo do via. NYX, questi mi piacciono molto. Wet n Wild, questo posso darlo via perché il colore non mi piace. Poi Strange Love Mesauda, io amo gli Extreme Matte di Mesauda Milano, lo sapete, è quello che ho usato anche al mio matrimonio, però questo colore non mi piace. Poi questo che cos'è? Ink Lip Setting, questo di Deborah Milano, questo colore non mi piace e lo do via. Questo mi piace molto, questo lo tengo. Questo è un altro di quei nude che tutti mi chiedete, dove l'hai preso? È bellissimo! Dateci un'occhiata, Glossip Milano numero 02, è un nude spettacolare, almeno a me sta molto bene, mi piace. E vabbè, e poi Lip Tease, anche questo è molto bello. Il resto direi che, ahimè, non riesco a disfarmi di altri colori, e questi direi che possono restare. Ok, la palette di rossetti Vice Urban Decay l'ho messa qua dietro, così ho sostituito un paio di rossetti, ma comunque questo è il risultato finale. Qui invece l'unica cosa che ho ottenuto sono praticamente i mattitoni e i mini rossetti NYX. Ci sono sia i soft matte lip cream che i lingerie, i mini lingerie del calendario dell'avvento. Il resto è un mix di vari rossetti e gloss. Qui ci sono invece quelli che ancora non ho aperto della collezione di Too Faced, però ho tutta l'intenzione di usarli, quindi questi assolutamente rimangono qui preziosi. Il resto l'ho dato praticamente via, e quindi sono molto molto fiera dei miei due cassetti labbra. L'unica cosa, ah sì, questo non si chiude, non riesco più a chiudere perché è caduto qualcosa dietro, non riesco a prelevarlo, devo smontare tutto il cassetto, quindi per adesso così. E devo ancora però sistemare matite labbra, primer occhi, tutti i rossetti mono con palettine piccoline, ciglia finte e altri, tanti altri eyeliner. Allora, per quanto riguarda gli ombretti, direi di iniziare proprio da qui. Questi sono nuovissimi. Allora, questi Pupa sono stravecchi e quindi se ne vanno tutti quanti. Olè, 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 via. Poi,
Anche questi Deborah sono stravecchi, quindi se ne vanno anche loro. Via, questo Kiko, anche questo vecchissimo, questi se ne vanno tutti. Voilà. Anche questi di Laila, che non sono sicuramente tra i miei preferiti, se ne vanno. Questa MAC stravecchia se ne va. Questa Givenchy mi piaceva tantissimo, è anche vero che è vecchiotta, però non lo so, mi piace troppo, non riesco a darla via. Vabbè, questa Dior, vecchissima. Mi ricordo però che risparmiavo le mie paghette per comprarla, questa l'ho presa tipo prima di iniziare YouTube, anche questa la do via. E poi direi che, allora, questa Kiko, anche lei può andare via. Questa, no, Smokey Make Forever la tengo. E questa pupa la tengo perché me l'ha regalata la mia mamma. Questa è di Diego Dalla Palma, vediamo un po'. Anche queste le tengo. No, vabbè, queste hanno secoli, ragazzi. Queste sono quasi da collezionismo, nel senso che sono così vecchie che vanno nel museo dell'antiquariato. E ok, per adesso direi che più o meno ci siamo. Alright, primi due cassetti di ombretti sono completi. Qui ci sono quelli Laila, alcuni bellissima Imetec, poi un mix di Collistar, Kiko e altre cosine. Qui ci sono quelli di Diego Dalla Palma, questi qua, Nars e poi Givenchy, altri Collistar, Deborah Milano, Pupa, e là dietro c'è un mix di Deborah Milano e Kiko. E qua sotto invece ho sistemato, allora, quelli nuovi Pupa, Duo Benefit, Duo Inglot, altro mix di Essence e mix di pigmenti in Glow Makeup Forever. Questi sono tutti i miei pigmenti MAC, che sono vecchissimi, ragazzi, lo so, ma io non riesco a separarmi da questi pigmenti, e poi possono sempre tornarmi utili, si possono mischiare un sacco di prodotti per crearne di nuovi. Questi sono anche tutti Pupa, MAC, e poi palettine, un mix di palettine. Queste sono Chanel, Avon, Chanel, Givenchy, Dior e altre Dior, e questo piccolino qua è Nars, che ha questo colore splendido. Wow, non riesco a disfarmi di questo, anche se un po' di tempo ce l'ha, ma è troppo bello. E poi direi di continuare. A questo punto continuiamo con le forse continuerei con gli eyeliner. Assolutamente cosine da togliere. Qui ci sono mascara in glitter, sono vecchissimi, penso anche tutti asciutti. Poi terrei soltanto un ciuffetto di ciglia finte, tutto il resto lo darei assolutamente via. Allora, tengo questo cosino per applicare le ciglia finte, che può sempre tornare utile. Tutto il resto se ne va, compresa la colla duo, che è stravecchia. Poi, allora, quella glitter rimane. Tutti questi eyeliner in glitter sono sicuramente già scaduti, e quindi li do assolutamente via. Anche questa e questi due Laila sicuramente via. Questi sono i nuovi invece Urban Decay. Allora, questo è vecchio Urban Decay, devo darlo via. E questi sono quelli nuovi. Poi, allora, eyeliner in gel MAC, anche questi strascaduti e se ne devono andare. Palette di glitter NYX, questa non era un granché, anche questa se ne va. Poi, per quanto riguarda invece gli eyeliner e le matite, l'ultima volta che ho fatto il decluttering penso di averne buttate parecchie, e quindi direi che queste possono andare tutte bene. Alright, anche questo cassetto è completo. Matite, eyeliner ancora chiusi in scatola, e adesso proseguiremo con il resto, questo devo ancora pulirlo, con il resto degli eyeliner in glitter. Devo mettere qui anche le matite labbra. Altro cassetto completato. Qui ho messo le basi per ombretto, alcune le ho anche messe da parte, quindi queste sono quelle che ho ottenuto. Basi per l'ombretto in crema, queste sono liquide, glitter Makeup Forever. Qui ci sono matite labbra che devo ancora aprire. Glitter, visto che ho messo anche la base per i glitter qui, ho messo i glitter, là dietro ci sono gli eyeliner in glitter, e qui ci sono invece tutto solo matite labbra. Ah no, mi stavo dimenticando anche i matitoni. Allora, matitoni. Questo può andare via. Questi NYX sono vecchissimi.
anche questo collister è vecchissimo, gli altri possono invece rimanere, quindi questi a te gatto Denver, il resto invece lo teniamo, ah, anche questo invece se ne va. Ok, sistemati i matitoni qua e ho aggiunto, ho aggiunto solo i matitoni, il resto ho spostato solo i glitter, un paio di cosine, altro cassetto completato. Direi che per quanto riguarda le palette abbiamo già fatto un bel lavoro, questa non mi serve, un bel lavoro, questa Dermacol la darò via e il resto invece può tranquillamente rimanere. Queste Hello Kitty della collezione MAC sono vecchissime, non le uso ma le tengo per ricordo, le adoravo e le ho vinte in un giveaway tra l'altro su YouTube ben prima di iniziare a fare video e sì, il resto tengo tutto quanto. Ok, direi che siamo quasi alla fine, questo è tutto quello che darò via e mi rimangono solo gli ombretti in crema da selezionare. Allora questo lo tengo, questo abbastanza vecchio lo do via, sono ancora in scatola, questo è anche abbastanza vecchio quindi lo do via, oh, questo no, questo posso tenerlo, questo Benefit vecchissimo, però no vabbè questo lo tengo, e mousse, questo fantastico di Kiko, lo adoro questo, Kiko vi prego rifate questi ombretti, li voglio in altri colori e queste in realtà sono basi per l'ombretto quindi andiamole ad aggiungere alle basi, voilà e voilà, e questi sì li tengo direi tutti. Ok, altro cassetto finito e qui ci starebbe ancora più roba però sono contenta di aver svuotato tantissimo perché guardate che roba, cioè incredibile, e ho messo alcuni prodotti make up che devo ancora aprire che ho trovato un po' a random, poi qui ci sono invece tutti gli ombretti in crema, Givenchy, Chanel, Debbie, Deborah Milano, questi sono fantastici, Deborah Milano Watery Mousse, Deborah Milano rifai questi ombretti, e poi quello di Benefit, Diego Dalla Palma, Chanel e altri Givenchy. Poi qui ci sono le ciglia finte di Ardell, ciglia finte a ciuffetti di Laila, la palette Pupa e sotto due palette Marc Jacobs che non ci stavano nel cassetto delle palette e altri fondotinta Total Control NYX che devo ancora aprire. E poi qui invece c'è questo kit di glitter e glitter primer che devo ancora aprire. Qua sotto mi rimangono adesso invece due cassetti vuoti, sono molto fiera di essere riuscita a svuotare così tanto perché prima era un disastro totale e quello che farò adesso sarà andare a spostare questi due qua sopra e questo cassetto rimarrà qui per quando mi arrivano nuovi prodotti perché ogni volta non so mai dove metterli, quindi almeno ho questo, e qui invece vado a sistemare i prodotti per capelli così riuscirò almeno a vedere quello che ho. L'unica cosa ancora che mi manca è andare a sistemare il cassetto delle cosine che uso ogni giorno. Questa è la parte dei rossetti e prodotti labbra, questo era il rossetto Frankenstein che avevo creato nel video in cui ho mischiato tutti i miei rossetti, quindi questi sono i prodotti labbra che utilizzo bene o male ogni giorno a rotazione, primer per gli occhi, palette che sto usando in questo momento molto, quindi face, eyes e lips, quindi qui vado a mettere il blush, questo prodotto per sopracciglia lo metto qui, ciprie, correttore, terra, mascara nella parte occhi, temperino anche, collirio metto sempre prima di truccarmi, matita per sopracciglia, balsamo labbra e mini beauty blender. Direi che posso inserire anche la beauty blender qui e direi che siamo a posto. Questi sono altri prodotti che uso ogni giorno ma questi sono già a posto. Ciao gatto Denver, ciao. Ok, e quindi direi che abbiamo finito anche con questo. Voglio fare un veloce riepilogo, gli smalti non li metteremo a posto adesso. Voglio fare un veloce riepilogo, fondotinta, ciprie e correttori, blush,
terre, illuminanti, sopracciglia, mascara, sopracciglia, ombretti in crema, altri mascara ancora da aprire, palette, rossetti, gloss e matitoni, ombretti mono, altri ombretti mono e pigmenti, eyeliner, matite e eyeliner, basi per ombretto, matite labbra, glitter, matitoni, occhi e matite labbra ancora da aprire e eyeliner in glitter, palette un po' più piccoline, sto pesantissimo, e poi un po' un mix di quello che mi avanzava, altri ombretti in crema, ciglia finte, questo l'abbiamo appena visto, questo vuoto per i prossimi arrivi, prodotti per capelli e accessori per capelli. E questo invece è tutto quello che darò, devo andare a controllare tutto molto molto bene perché le cosine nuove vanno in beneficenza, anche alcune cosine usate ma devo vedere, e invece quelle che sono scadute le butto. Quindi devo dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro e sono molto molto contenta, perché non so se si nota ma qui, cioè, questa è una montagna, ragazzi, sono molto molto felice, tutto questo se ne va. Quindi ragazzi e ragazze, questo era tutto per la mia makeup collection più decluttering. Vi dico solo che nel frattempo, da quando ho editato questo video, cioè da quando ho filmato questo video e poi ho filmato l'intro, mi sono arrivati altri due pacchi nuovi che devo già sistemare, quindi insomma, giusto per farvi un'idea. Comunque spero vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere nei commenti che cosa pensate della mia makeup collection eccetera, un po' mi vergogno perché avevo trucchi che, cioè, da secoli, per tipo da 8-9 anni, cioè una roba assurda, non fatelo, buttate via i trucchi vecchi, non li usate, mi raccomando. Quindi questo è quanto, vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani, se è venerdì, cioè sì, se è venerdì, se invece domani e sabato, ci vediamo lunedì, ok? Perché non sono sicura quando caricherò questo video, ok? Bacio mia family, vi voglio bene e vi do un super 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 abbraccio, ciao!